Domenica prossima la raccolta di coperte, indumenti, generi di prima necessità che saranno poi distribuiti dalle unità di strada i venerdì sera ai senza fissa dimora della città di Salerno. Un'azione di solidarietà necessaria in vista soprattutto dell'arrivo del freddo. Impegnate in queste azioni la ASAD Pegaso di Ponte Cagnano Faiano e l'associazione Laudato Si. Fra i volontari impegnati è Spedito Festa, che dopo un lungo periodo di stop per problemi di salute è ritornato a svolgere la sua missione di volontariato. Noi siamo una bella squadra, tra tutte e due siamo una quindicina che ci lavora dietro a questa operazione, perché noi oltre a preparare i pasti caldi, le bibite calde, dobbiamo fare le buste da distribuire, dobbiamo portare a lavare le coperte, scegliere il, diciamo, se i giacconi sono buoni o non sono buoni. C'è una quindicina di persone che ci lavora dietro a tutta questa macchina. Quanti sono i senza fissa dimora che voi aiutate? Sono una quarantina, poi noi andiamo anche da alcune famiglie che conosciamo, che hanno bisogno, andiamo a citofonare, perché appunto noi già sappiamo un po' la mappa di Salerno, dove sono tutti questi signori. Ci sono tanti che vi stanno aiutando, oltre alle persone che arriveranno. Sì. Io volevo ringraziare in primis la mia dirigente del Santa Caterina Mendola, la professoressa Anna Rita Carrafiello e la DSGA Maria Vitale, che mi permettono appunto di fare questa cosa anche a scuola, di raccogliere prodotti per i senza fissa dimora, e mi stanno veramente dando una grande mano, oltre a tutti gli altri.